sono arrivato nel 1958, in autunno, perché prima c'era mia moglie che era in vacanza ad Asiago, perché avevamo giocato, io dico avevamo giocato perché c'era anche lei sempre, e a Padova, e avevamo fatto delle amicizie veramente belle. Arrivò a Firenze una notte con la macchina da Padova e visto Firenze di sotto, fatto diciamo la strada che porta da Bologna a Firenze, siamo arrivati, abbiamo passato la collina e abbiamo visto di sotto una cosa meravigliosa. Firenze di notte, di estate, è veramente una cosa meravigliosa. Particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio. Abbiamo trovato una squadra veramente fiorentina in quel periodo lì, veramente bella, veramente eccezionale come squadra. Io purtroppo dovevo sostituire una leggenda, purtroppo no, perché lui era un Giuligno, parliamo di lui, era un giocatore eccezionale, amato da tutti i fiorentini. Io ho avuto la fortuna di avere tutto un altro gioco di lui e sono riuscito in poco tempo a farlo dimenticare. È stato bello, però diciamo giocare in una città come Firenze in quell'epoca lì, in quel periodo lì, è stato veramente bello. Ho lasciato diciamo il calcio dopo 9 anni qui a Firenze con dei ragazzini che io mi chiamavano la chioccia, perché io lo tendevo sotto bada a tutti quanti. Io ero sul 29 anni, quando loro sono entrati, sono andati via a 32, però questi ragazzi sono cresciuti e poi hanno vinto lo scudetto. Io sono rimasto sempre a Firenze domiciliato, perché anche quando andavo su a Milano sono sempre rimasto cittadino fiorentino, diciamo, per dire, sono rimasto qui con il mio soggiorno era sempre Firenze. Il carattere fiorentino è sempre come se fosse nel 1400-1500, sono polemici da morire. Delle volte mi hanno detto anche, ma tu non sei mica svedese, tu sei nato sotto Roma, perché come tu rispondi, come tu parli, come tu fai, ed essere puntuale di risposte e varie cose, sempre un napoletano. Sbagliare un calcio di rigore non è mica da questi particolari che si giudicano. C'era un periodo molto bello quando si poteva andare in centro con la macchina, si poteva andare. Io ho avuto tanti amici, Bertelli, che c'era il mio Sarto, via Tornavoni, poi c'erano delle volte che si andava in Piazza Signoria in macchina, si fermava da Barducci a via Calzaioli, no? È un'altra città, un altro tipo di vivere che io ho vissuto negli anni, diciamo, dal 58 al 67, diciamo. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava. La cucina toscana, diciamo, è la cosa più pulita che c'è in genere. Perché se va a Bologna comincia a essere sughi di qua, sughi di là, vai in Piemonte è lo stesso, vai a Milano è un po' più fritto di qua. Qui è più genuino ed è più buono.
Sono città che sono belle, che io ho visitato, ho anche stato tante volte, perché facevo ultimi anni, andavo a vedere, diciamo, le partite per il Milan, anche se sembra strano, ma insomma andavo a vedere le partite perché lavoravo per loro e andavo a Siena spesso, ed è una bella città e sono molto cordiali, anche se con i fiorentini sono un po' in litigio, però come stare. Poi San Gimignano e Grosseto, laggiù a Riva del Sole, dove siamo stati tanti anni. Giocherà con la maglia numero 7. Io mi sento a casa qui, veramente. E poi dopo, quando vado in Svezia, io sono a casa. Questo è il mio motto di vedere. Io non ho differenza fra stare fuori Stoccolma, dove sto di casa di estate, o stare qui. Però preferisco stare qua giù in Toscana, perché anche se l'inverno qua delle volte, con l'umidità, con vento e tutto il resto, non è bello, però è chiaro, il sole va giù a una certa ora, lassù alle 3 di pomeriggio a Stoccolma è già buio dal metà ottobre, novembre fino a metà marzo, ed è dura. Io non lo so come fanno, visto che ho vissuto qui per tanti anni. Mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare, e il portiere lo fece passare.